pochi giorni dopo l'atteso sì di Diletta Leotta, la conduttrice finisce nel mirino del caos mediatico. Ecco cosa è accaduto. Per qualche giorno la splendida isola di Vulcano, perla dell'arcipelago delle Eolie, è stata la scenografia perfetta per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Carius. La coppia è convolata a nozze dopo alcuni anni di relazione e dopo la nascita della primogenita Aria Rosa d'agosto scorso. Per celebrare l'evento, la conduttrice ha invitato volti noti del mondo dello spettacolo, amici e famiglia. La 32enne si è affidata alla creatività e all'originalità di Atelier M per la realizzazione dei suoi abiti da sposa. Il primo, indossato per il momento del rito, è una creazione esclusiva, dallo stile sognante e romantico. Lo stile della presentatrice di DAZN coniuga modernità e tradizione, senza rinunciare alla sua prorompente femminilità. La portata mediatica dell'evento è stata incrementata anche dalla presenza di personaggi discussi del momento come Chiara Ferragni e altri VIP molto amati come Elodie, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. I festeggiamenti si sono prolungati fino a notte fonda, illuminando di gioia e spensieratezza l'isola di Vulcano, scenografia perfetta per vivere un giorno da favola. Il matrimonio finisce nel caos. Cosa è successo a Diletta Leotta? Lo scambio di promesse tra Diletta Leotta e Loris Carius ha incendiato il web, ribaltando il finale di un matrimonio da sogno. Nelle ultime ore sui social media, è stato pubblicato un post truffa che racconterebbe di una rissa accaduta durante il matrimonio della conduttrice. Terribile rissa al matrimonio di Diletta Leotta. Sposo e amici in preda alla crisi isterica, recita in questo modo il post che ha generato caos sul web, ma che si sarebbe rivelato solo l'ennesimo tentativo di indirizzare gli utenti su siti truffa e pericolosi. Il meccanismo viene applicato in relazione ai trend del momento o ad eventi che hanno attirato l'attenzione pubblica. In questo caso, a cadere nel mirino è stato proprio l'atteso matrimonio di Diletta Leotta. Così come era precedentemente accaduto anche alla comica Geppi Cucciari, ad Alessia Marcuzzi e a Fabio Fazio. Attraverso un semplice clic sul post, l'utente accede il più delle volte a finti articoli di quotidiani e settimanali online. Le grafiche sono costruite nel tentativo di attirare più utenti possibili, indirizzandoli su domini web pericolosi e a rischio virus.